Con Simone Lottici commentiamo una vittoria. Simone, io onestamente non ne ho viste tante così, perché per 35 minuti Casal Pusterlengo ha veramente giocato un brutto basket. Poi però si è trovato nel momento più importante. È una vittoria che vale 4 punti invece di 2. Ma allora, i 4 punti non lo so, perché comunque sai che la classifica ti dà sempre 2 punti. Io credo che, da buon ottimista che sono, ho visto la cosa positiva che è stata la voglia dei ragazzi da 5-6 minuti alla fine, fino alla fine, di difendere la morte, di non mollare mai e di crederci fino alla fine. Non so, ieri sera ho visto una partita di Lega 2 che mi sembrava un po' stasera la mia squadra. Vuoi il viaggio, vuoi, non lo so. Fatto sta che abbiamo espresso, secondo me, a livello offensivo, la peggior partita del campionato. Anche diamo i meriti a Siena e anche a livello difensivo per alcune situazioni abbiamo lavorato bene sulle situazioni preparate, invece abbiamo lavorato molto male sulle situazioni di uno contro uno e questo non ci voleva, eravamo molli, avevamo sempre il passo successivo, però ripeto, il cuore di questi ragazzi credo che alla fine abbia determinato il risultato, non mollare mai. E sapevo che su questo campo per Casal Pusterlengo è difficilissimo far canestro, vedi la semifinale di 3 anni fa, gliel'avevo detto e l'abbiamo vinta effettivamente in difesa e quando si entra in ritmo difensivo anche a Siena poi si fa canestro e abbiamo trovato dei buoni canestri con Prandin, con Casagrande, con Chiumenti e i ragazzi comunque alla fine hanno meritato questa partita. Senti, è un finale da grande squadra che cancella la prestazione così. E ti chiedo anche di dare un po' di meriti sparsi anche a qualche giocatore. Prandin si è preso tante responsabilità. Casagrande mi è sembrato più continuo. Ricci e Chiumenti sotto canestro nel momento importante ci sono stati. Sì, ma io credo che, sai che per me è difficile, no, parlare dei singoli. Io credo che questa squadra non sia ancora una grande squadra, sta lavorando per diventarla e credo che l'ultimo quarto, come ti dicevo prima della partita, dove nelle ultime partite avevamo subito 30 più punti, il tenere Siena a 12 punti, ci credevamo che la nostra intensità potesse pagare a lungo andare. Questo ce l'avevamo detto in settimana, che non dovevamo mollare mai e credo che alla fine questo veramente ci ha premiato.